con 8 secondi per andare al tiro. Piccherò il centrale per Della Valle, lo scarico per Gabriel, extra pass per Kuonu, da 3 punti il 25 bresciano. È preda dei giocatori di casa con Kuonu, che prova subito ad attaccare, alza il volume per Taio Diasi, che va a chiudere l'arcobaleno, sua tripla dall'angolo, e poi l'arcobaleno per l'alley-oop. Viaggia quasi una dozzina di punti a partita. Di nuovo Della Valle sull'angolo per Moss, extra pass per Kuonu, che attacca il close out di Williams, va fino in fondo David Kuonu a realizzare. Cobbins a schiacciare, che erroraccio Napoli in difesa, ma che gran disegno per coach. E allora prova a correre Howard, uno contro uno contro la Quintana, lo lascia sul posto, lo scarico per Jacory Williams, che grande azione da parte della Chievi, funambolo davvero con l'ormai nuovo vecchio regolamento da almeno 4 stagioni, che permette di fare 2 passi consecutivi. Ottima reazione da parte di Brescia proprio con questo canestro di Odiasi, che è andato a questa gara del Pala Leonessa. Medio Della Valle, fino in fondo per Gabriel, che vola lassù. Frattempo panchina Della Valle, questa la schiacciata di Kevin. La Quintana in punta riapre nell'angolo per Messenburg da 3 punti, si scrive anche lui al party del canestro da 3 punti. Massimo vantaggio della Germani, che in attacco sta davvero facendo grandi cose, va a sbloccarsi dall'arco anche nella ripresa. Il pallone per Messenburg, prova ad andare fino in fondo CJ Messenburg, che realizza col fallo di Zanotti. Fino in fondo, nel frattempo questo colpo alla testa fa. Prova ad attaccare di nuovo Michinou per Napoli, lo scarico per Williams, anche lui partito molto bene, adesso realizza con il fallo, partito molto bene, ma poi più difficile per Napoli. Adesso questo 2 più 1, 90-68, Messenburg, palla dentro per Odiasi a schiacciare e a realizzare. Nessuno vuole finire questa partita, Ghidini tira lo scadere, il pallone non entra, finisce qui 95-72.